Bentrovati, sono Paolo Seno e nel novembre del 2020 ho pubblicato con la casa editrice Tra le righe libri di Lucca il libro 1915-1916, l'album fotografico di Karl Pflanzl, Alpine Referent sul Montenero. Il libro è stampato su carta patinata e ha 234 pagine, che oltre a un testo introduttivo ospitano 177 immagini complete di didascalie, la maggior parte delle quali documentano l'esperienza di guerra nel settore del Montenero del capitano dell'esercito austro-ungarico Karl Pflanzl. Queste foto sono riprodotte in formato intero con abbinato un ingrandimento che ne evidenzia i dettagli più significativi. Tutti i testi sono in tre lingue: italiano, tedesco e inglese. Ma chi era Karl Pflanzl e perché ho deciso di riportare la sua vicenda in un libro? Perché l'attività che ha svolto sul fronte del Montenero rappresenta una storia che ha pochi paragoni nell'ambito della Grande Guerra. Mentre le foto che ci ha lasciato offrono una testimonianza precisa su aspetti poco conosciuti di quel conflitto. Le note biografiche di Pflanzl, che ho reperito presso l'Archivio di Stato di Vienna, riportano che è stato un soldato coraggioso, tanto da meritare la massima onorificenza austriaca al valore che gli consentiva di fregiarsi del titolo di cavaliere. Ma al di là del titolo onorifico, quello che interessa a noi è il Karl Pflanzl in veste di Alpine Referent. Chi era un Alpine Referent? L'Alpine Referent, che in italiano si può tradurre con consigliere alpino, è stata una figura peculiare dell'esercito austro-ungarico. In sostanza si trattava di un esperto di montagna in grado di gestire le problematiche legate all'ambiente ad alta quota. E quali erano i compiti dell'Alpine Referent? Nel libro li ho elencati nel dettaglio. Senza entrare nei particolari, si può dire che un Alpine Referent offriva la propria consulenza nella progettazione e nella realizzazione di tutte le opere di supporto al fronte, come centri logistici e vie di comunicazione. In particolare, nella stagione invernale, gestiva i trasporti dei rifornimenti, metteva a punto le misure antivalanga e dirigeva le squadre di soccorso. Parliamo quindi di una mansione chiave nell'ambito della guerra alpina, che Pflanzl ha interpretato con straordinarie capacità, documentando ogni particolare del contesto in cui ha svolto la propria opera. Molte foto ritraggono le forze messe in campo dagli austro-ungarici in un settore dove, malgrado ci si trovasse a combattere a oltre 2000 metri di altezza, lo scontro ha assunto le caratteristiche della guerra di posizione, con trincee precarie che spesso si trovavano a pochi metri di distanza da quelle avversarie e che venivano spesso battute dall'artiglieria. Ovviamente anche un fronte così difficile doveva avere il supporto di un efficiente sistema di retrovia. Proviamo a immaginare quindi quale responsabilità avesse Karl Pflanzl nel sovrintendere alle operazioni che consentivano di rifornire questo tratto di fronte con truppe fresche, armi, munizioni, materiali da costruzione, dotazioni sanitarie e provviste alimentari. Teniamo presente che la stazione ferroviaria più vicina, si trovava a 23 km dalle trincee di prima linea, una distanza abissale se si considera che il dislivello da superare, in un ambiente aspro come quello delle Alpi Giulie, supera, i 1600 metri. La straordinaria organizzazione logistica realizzata in quel settore dagli austro-ungarici è illustrata nel dettaglio dalle foto di Pflanzl, che ritraggono le basi a ridosso del fronte, le lunghe teorie di trasportatori e in massima parte prigionieri di guerra russi, che si muovevano su percorsi che molto spesso dovevano essere liberati dalla neve. Ma l'aspetto più interessante, documentato da Pflanzl, sono gli impianti di funivie che, come testimonia una foto, lui stesso ha utilizzato per essere trasportato in quota. Ma ci fu un altro aspetto che rese ancora più difficile il compito di Pflanzl: le problematiche di carattere ambientale. Per quale motivo in tutte le immagini che lo ritraggono, Pflanzl non porta mai un'arma, ma impugna una piccozza o l'alpenstock?
perché i nemici con cui si è dovuto confrontare in veste di Alpine Referent non furono gli italiani, ma i fenomeni naturali tipici dell'alta quota, che in particolare in quell'area delle Alpi Giulie assumono caratteristiche estreme. Flandre ha testimoniato senza censure quale tributo fossero costretti a pagare la cosiddetta morte bianca i soldati impegnati in quel settore. Per esempio, alcune foto ritraggono una baracca investita da una slavina e le vittime che questa ha provocato. Altre immagini documentano uno degli interventi effettuati dalla pattuglia del soccorso alpino, che sotto la sua direzione ha recuperato il corpo di un giovane ufficiale caduto in una gola. Ma accanto a immagini così crude ci sono altre fotografie che testimoniano come, in quel contesto drammatico ci fosse anche spazio per momenti di vita normale, addirittura per episodi di vera e propria allegria. E a distogliere il pensiero dalle drammatiche vicende che si svolsero in quel settore, ci sono anche molte foto di paesaggi delle Alpi Giulie. Il libro diventa così anche una sorta di documentario fotografico che consente di gettare uno sguardo su scenari affascinanti e panorami mozzafiato. Il libro propone anche uno scoop che riguarda una figura fuori dal comune. Alicia Schalek, una delle prime donne a rischiare la vita come corrispondente di guerra. Nel 1916, Alicia Schalek ha ottenuto dalle alte sfere militari il permesso di visitare l'intero fronte isontino. Ha poi riportato la propria esperienza in un libro, nel quale ha descritto anche la sua salita al settore del Montenero. Alcuni riferimenti citati nelle sue memorie indicano come a farle da guida in quel tratto di fronte sia stato proprio Karl Flanzl. Nel mio libro ho dedicato a questa scoperta un capitolo nel quale ho tra anche trascritto alcuni brani tratti dall'opera della Schalek che introducono, come meglio non si potrebbe, le foto dell'album di Flanzl. C'è infine una foto che da sola basterebbe a rendere questo libro una testimonianza straordinaria. Durante un'esplorazione lungo la prima linea, Karl Flanzl ha scorto in lontananza alcuni soldati italiani, ossia i nemici. E cosa ha fatto? Invece di imbracciare il fucile, gli ha scattato una fotografia come se fossero semplicemente dei compagni di escursione. Ciò che rende ancora più suggestiva questa immagine è il fatto che si ha l'impressione che uno degli italiani, anziché correre riparo o reagire, si sia messo in posa. Ecco, con questo ho terminato. Spero di aver suscitato il vostro interesse parlandovi di un libro, questo, che svela un aspetto particolare della Grande Guerra, rappresentato dall'opera di un soldato, il capitano Karl Flanzl, che per un certo periodo, anziché agire come strumento di morte, si è concentrato esclusivamente nella salvaguardia della vita dei propri commilitoni. Vi ringrazio per l'attenzione e arrivederci.